Sì, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, oggi diciamo, non so se riuscirò a fare questo video perché mi è successa una cosa un po' brutta, non così brutta. Stamattina mi sono svegliata e praticamente non sentivo più da questo orecchio. Infatti, adesso, come potete vedere, ho. Diciamo, ci ho messo la carta perché ci ho messo, diciamo, l'olio. Però comunque continuo a non sentirci più tanto bene. Fatto sta che all'inizio non gli ho dato tanto peso perché può capitare che le orecchie si tappano. Sono andata in bagno, le ho lavate, però a differenza delle altre volte non sono riuscita a stappare questo orecchio. Passano le ore, io comincio ad avere una sensazione strana, mi comincio a sentire male, comincio a sentirmi mancare e poi vedo che ho la pressione praticamente bassa. Sto cavoli, qua che facciamo? Io mi sono spaventata perché vedevo che comunque non riuscivo più tanto a sentire di qua e vedevo che piano piano il problema si stava spostando anche a quest'altro orecchio. Ho detto, oddio, è come niente, mo qua che non divento pure sorda, ma solo questo ci manca. Mi sono spaventata. E allora, chiaramente, mia madre, che mi ha visto in certe condizioni, ha pensato di chiamare la guardia medica, anche perché è sabato, quindi non posso andare dal medico mio di base, perché comunque il sabato e la domenica non c'è. E praticamente la persona che ci ha risposto, una signora, ci ha detto: certo, noi siamo qua fino alle 8, potete passare quando volete voi. E la mia mamma ha detto: va bene. Io chiaramente dovevo ancora mangiare, quindi ho mangiato. Dopodiché mia madre mi ha accompagnata dalla guardia medica, perché comunque da sola non ci potevo andare perché mi sentivo strana, mi sentivo mancare tutto quanto. Siamo arrivati, insieme a noi c'erano altri signori che però sono arrivati dopo di noi. Chiaramente questa persona ci ha chiamato, questa signora, qual è il problema? E mia madre ha spiegato tutta la situazione, ha detto che io non ci sentivo più da un orecchio, che per poco non ci sentivo neanche dall'altro orecchio, che mi sentivo mancare, che mi girava la testa. Anzi, certe volte non la riuscivo neanche proprio a tenere sulla testa. E poi che altro? Poi comunque ho fatto anche fatica oggi a mangiare perché non so, non mi andavo, mi sentivo tutto lo stomaco così sopra, avevo la pressione bassa e tutto quanto. Praticamente se ne esce su questa qua con un'aria tutta da sufficienza. Ma queste non sono cose da guardia medica. Scusa, ma se avete detto voi che dovevamo passare e mo non sono cose da guardia medica? E va bene. Poi questa signora ha cominciato a parlare con me, sempre con la solita aria da sufficienza, a chiedermi cose strettamente personali, tipo quanti anni hai? Tipo, ma nella vita lavori o studi? Io le avrei tirato volentieri quattro schiaffi, così si invogliava tutta questa presunzione che teneva. E che io sono una persona molto educata e molto superiore a certa altra gente, quindi mi sono stata zitta. Perché ovviamente tu vai là che stai male, invece che visitarti, ti fa delle domande come se fosse la tua migliore amica. Ma poi con quell'aria da sufficienza è stato quello che mi ha dato fastidio, perché se lei tipo si rivolgeva a me normale, tipo, vabbè, dai, raccontami un po' di te, che fai nella vita, sarebbe stato diverso. Però proprio il suo atteggiamento da io sono superiore, io sono io e tu non sei nessuno, è stato quello che mi ha dato fastidio. Dopodiché, sempre con aria da sufficienza,
Ma tu che farmaci prendi? Perché io dovrei per forza prendere delle medicine? Cioè, non può succedere che è la prima volta che mi fa sto disturbo. Cioè, non posso avere sto disturbo la prima volta. Ho detto no, nessuno. Vabbè, però comunque vedo che ci sono i signori, mo faccio passare prima loro, perché mi sembrano casi più urgenti. Che poi, in realtà, almeno in apparenza, quelle persone sembravano stare molto meglio di me, in realtà. Cioè, almeno si reggevano in piedi, erano autosufficienti, non barcollavano, ci sentivano, però loro sono tutti passavanti. Passa una buona mezz'ora di chiacchierata, perché questa signora sta a parlare con questi signori. Dopodiché questi signori fanno, se ne vanno, tutto quanto, dopodiché finalmente tocca a noi. In quel momento chiaramente io volevo andarmene sinceramente a casa, perché sinceramente certe persone che si devono venire a prendere certe confidenze io proprio non le tollero, pure perché il lavoro di un medico dovrebbe essere di visitarti, farti anche delle domande personali, tipo come ti chiami, quanti anni hai, quello lo chiedono sempre. Ma che interessa a loro che cosa faccio nella vita? Ma poi con quell'aria così tutta, non lo so. Fatto sta che proprio in quel momento arriva una macchina con due ragazze. Una delle due capisce la situazione e mi fa entrare, però fa entrare solo me perché comunque per via dell'emergenza non facevano stare le persone, gli accompagnatori tutti fuori. Pure lei mi ha fatto delle domande personali, tipo che fai, lavori, però l'ha detto con un atteggiamento amichevole, non con un atteggiamento come per dire io sono la regina d'Inghilterra e tu sei lo spazzino. E chiaramente devo dire la verità, se non era per questa ragazza, io a quest'ora stavo in ansia di perdere per sempre l'udito, perché? Perché una persona chiaramente di fronte a un problema, una ragazza che ti dice non ci sente più tanto bene, tu non la vuoi visitare perché non è urgente. Ma come fa a non essere urgente? Può essere qualunque cosa, può essere qualunque cosa, anche un tumore, anche che per esempio il timpano si è rotto. Quindi come fai a dire non è urgente? Cioè, ma quella come ha fatto a laurearsi? Scusate ragazzi, qua mi sono persa qualcosa. Cioè, come ha fatto? Se l'è comprata la laurea questa qua? Per fortuna che poi la dottoressa che mi ha visitato, questa ragazza, mi ha detto non è niente di grave. C'è solo un po' di cerume, che questo ti dà la sensazione che non ci senti. Mettici un po' d'olio, ecco perché io ho questo. Ci ho messo l'olio, ci ho messo anche la carta, per tipo 5-6 giorni finché tornerai a sentire normale. Io le orecchie me le pulisco regolarmente, però il problema è che uso i bastoncini di cotone e quello, secondo i medici, non va bene per pulire le orecchie, anche se li hanno inventati per pulire le orecchie, però non va bene. Quindi mi sa che devo dare un consiglio a tutte le persone che mi seguono sul canale: non usateli assolutamente, perché sennò finirete così. E voi non penso che vorrete finire così. Adesso per fortuna sto meglio, come potete vedere la testa la tengo su, ci sento un pochettino di più da quando ci ho messo l'olio, non ci sento ancora bene, però ci sento un pochettino di più, sto meglio. A tal punto che appunto sono riuscita a fare il video. Volevo condividere questa esperienza con voi, prima di tutto per, come se volessi in un certo senso, sfogarmi, come uno sfogo personale, perché comunque se una persona sta male ha diritto alle cure. Non esiste che tu non la vuoi visitare e cioè, ci vuole un po' di rispetto per le persone che stanno male. C'è un po' di rispetto. Secondo, anche perché comunque a me piace anche condividere esperienze personali su
sul canale perché comunque è sempre bello condividere esperienze personali affinché magari persone che mi seguono magari prendono qualche spunto per non ripetere l'errore che ho fatto io. Perché ragazzi, diciamoci la verità, oggigiorno se stiamo male, siamo abbandonati a noi stessi, questa è la verità. Siamo abbandonati a noi stessi perché qua nessuno ci vuole visitare perché danno tutta importanza a sta cavolo di pandemia. Cioè, c'è quello, passi avanti, non ce l'hai, rimani a casa. Puoi avere un tumore, puoi avere un'emorragia, puoi non sentire più, puoi non vederci più, però allo Stato non gli importa niente di te perché gli importa solo delle persone che sono malate di quell'altra cosa. E quindi io mi chiedo come abbiamo fatto a finire così. Veramente come abbiamo fatto a finire così, a ridurci così. Io non lo so. Una cosa è certa, che io ho il polso, come potete vedere, rovinato. Ho qua la ciste. Però se mai dovessi, diciamo, farmi visitare, non lo farei mai nella mia città, ma andrei in una grande città. Perché queste cose io ho notato che si vedono molto di più a Chieti che non da altre parti. Cioè, da altre parti, nelle grandi città, la gente è molto più aperta. Non so perché a Chieti è così. Sinceramente, perché io vorrei risolvere anche questo problema, però dopo quello che ho visto andando in guardia medica, io ci penso altre 2 volte prima di andare, però è chiaro che non me lo posso tenere così, visto che io l'altra sera non riuscivo neanche a tagliare un pezzo di carne che mi faceva male l'osso, quasi tutto gonfiato, però a quanto pare qua siamo abbandonati. Io ho avuto un colpo di fortuna oggi che proprio in quel momento era arrivata un'altra ragazza che si vedeva che aveva voglia di lavorare, è stata umana con me, gentile, tutto quanto, come se fosse una mia amica, per dire, mi ha messo a mio agio, tutto normale, però, se questa ragazza non arrivava in tempo, io che cavolo facevo? Punto interrogativo.